l'umanità dell'uomo e la causalità delle cose si dissolvono nel calcolato valore commerciale di un mercato che non solo si estende fino ad abbracciare la terra come mercato mondiale, ma che in quanto volontà di volontà mercanteggia nell'essenza stessa dell'essere, portando così ogni essente entro l'operare di un calcolo che domina più tenacemente, proprio laddove non ha più bisogno di nulla. Ecco, in questo scenario io credo, ancora seguendo Heidegger, che ciò che è massimamente da pensare sia esattamente il fatto che manca oggi integralmente il pensiero, che manca oggi una riflessione critica, propositiva, sull'esistente ridotto a calcolo, a quantità, a cifra, manca oggi quel binomio che sia pure in forma contraddittoria, una certa tradizione di pensiero aveva saputo tenere insieme, il binomio teoria e prassi. Il binomio critica rivoluzionaria e prassi teoretica, criticare teoreticamente e sovvertire praticamente, come recitano le 11 tesi su Feuerbach di Marx. In questo scenario appunto non solo manca la prassi trasformatrice, già che oggi esiste solo quella forma alienata di prassi che è il fare tecnico, il fare conservativo, che trasforma l'esistente al solo fine di incrementare la produzione e che si capovolge puntualmente in un fare acefalo, irriflesso, quale sta scritto anche sulle magliette in circolazione, just do it, fallo e basta senza pensarci, o ancora manca completamente la dimensione del pensiero critico, nella misura in cui a dar da pensare, oltre all'assenza di pensiero, come notava Heidegger, è anche il fatto che il pensiero oggi sempre più tenda tragicamente a disporsi nella forma di un unico sapere allineato, conformistico, in cui chiunque provi a far valere prospettive altre rispetto a quella dominante viene subito silenziato, non più messo a rogo come Bruno Vanini, ma silenziato, diffamato, espulso dai luoghi istituzionali, silenziato tramite le categorie più infamanti, no? Omofobo se li senti nell'ambito dei costumi, fascista e stalinista se li senti nell'ambito della politica, quando ovviamente uno può essere contro l'omofobia, contro il fascismo e lo stalinismo e non di meno non essere allineato col pensiero unico, la logica non è binaria evidentemente, uno può essere contro e contro, non per il fatto che contro questa società rimpiange le società del passato, sarà San Birman. Appunto Hegel direbbe che il noto non è conosciuto ed è sempre opportuno riappropriarsi criticamente anche delle cose più ovvie.